separare necessariamente con vostro marito. Come esce? Va bene, non mi voglio chiamare Sarina, sta bene. Grazie, grazie, signora. Ma che vedi che state cercando tutti? A che hai avuto, signoruzza, i calosi da scuola? Sempre che sono, ne commendono uno e ognuno. Lo sapete chi fece una stamattina? No. Rumbena picciate qua giù vici. Qua giù? Qua giù. E io che faccio sempre tante raccomandazioni, ogni mattina ci dico sempre, Carusi mi raccomando, ma state attenti, non picchiate a picciare e finisce la scuola. Ma che niente, nascudono, nascudono signoruzza, un bello è che almeno a meno ci vogliono due lire, e io non hai manco un soldo. E che mi state contando a me? Di me vero a me, che sono parenti di me? A me non mi vero non è. A me! Ma basta bene! La benedica donna Peppa! Solo sta arrivando! Ah, ora si ci decide! Oh, donna Peppa! Lo sentisti? Sì, sì, un dite ancora perso lo scorso. E vabbè, lascia il tuo lire. Io, e perché c'è andare il tuo lire? Cappacatelli! E chi mi vengono a mia figli, nipoti? Ce l'hanno a cantare, so marci, so facci. Ma signoruzza, ma che sta dicendo? Ma che ci pare facile sapere quello che fu? Signor Mescio, io sono qua, su questi anni puoi aiutare? Cara, c'è tu lì, per occhiosa. Sempre io ci devo andare. Un momento che si sta facendo prima il soffamiggio. Grazie, signore. Grazie, grazie assai. Un signore ce la rende. Grazie, donna Peppa, se ne grazie, grazie assai. Un signore ce la rende. Ma schifi ogni volta. Grazie, maestro. I mano. Eh? I mano. No, ora mi la vai, lo dimmi. Grazie, grazie assai, un signore ce la rende. Grazie, ma che rabbossia. Un i suoi soldi della chiesa. Vediamo parere che ci pensate un po' a cantare. Io solito. Ma perché non ci faceste la rotolina? Per carità. Per carità. Certo, perché siccome non wow, ci siamo ricchi. Ma perché? Perché te la vedi? Non siamo ricchi, noi. Che cosa ne fai? Siamo ricchi, no? Che cosa ne lamentate? Io ero cinque, segretario comunale, ma in scuola e per giunta sono l'organo a ogni mattina a messa, no? A chiesa. Usaggio, e allora, la figlia, tutto sommato, sembrato buona, avevamo 8.000 lire messe da parte per quando si marita nostra figlia, una mondiera buona. Che cosa te la devo? Sono andate sempre. E con questo, prestiero, ti saluto. Dove vai? Al municipio. Al municipio? Zurlo! Zurlo! Tu scordasti? Domani la tua festa è San Vincenzo. Ma io non capisco quanto è Zurlo, che vuol dire Zurlo? Ma perché pare, mi chiamo Vincenzo, Vincenzo, che vuol dire sto Zurlo? Zurlo, tu scordasti che oggi è la vigilia e come ogni anno è di vigilia. Don Pippino, io sono cucina Lisa, i carusi ti vengono a fare una visita affezionata. Peppino, vieni Peppino. Sì, ti fanno auguri. Grazie, grazie. A dire che a sto caruso la storia pensa potuto essere notato. Invece sua padre sono buttato in dei campagna a badare i proprietà, io è finito. E sua cucina Lisa, una brava carosa, una bella carosa, una istruita, ne c'era un collegio dei monaci. E beh, a dire che piccerini tutti lui furono scolare meglio. Che disgrazia! E che furono scolare meglio? No, dico che disgrazia, che sti carosi sanno chiari come si odono in sciapato. Guarda, dico io, chi è giusto? A mia sta cosa mi smuove, va. Chiesto ci cuppa Don Antonino Ficicchia, son anno, che quando morsi ci lasciavo in eredità a Don Giovanni che era un primogenito, non solo a casa paterna, ma magari tutte le altre proprietà, perché dice che l'aveva aiutato nelle campagne. Guarda che io, Don Jacopo Cusinno, che è un secondo genito, non l'aveva aiutato magari a fabbricare legnami? E perché mi spogli te? E sono due frati che a 20 anni sono odiati a morte. E non sono solo giovani frati, sono magari i cugini, magari si odiano a morte. Bravo, tu che ci fai? Solo tu che ci fai? Di Paceni! Ora dico io, ma che tu scontasti chi diceva buon animale per padre? Chi diceva sempre? Facciti i cazzuoli! Già mi ci dica bene bene la vostra! Sta attento, perché Don Jacopo che è sì, non ti può luarlo indietro! Papà! Papà! Da finestra visti che sta venendo da un bimbino! Gli è portato a baccuna così! Un baccone! Come abbiamo finito, il balcone ne mandava. Caro maestro! Oh, che figlio! 100% di questi giorni. Grazie del bello balcone, grazie. Mi ricordi sempre la tua vecchia maestra. Sempre, maestro. Buongiorno, donna Anna. Don Pippino, buongiorno. Donna Sarina, buongiorno.
di Gecco! Ma ci tera! Grazie, vedi? Che bello, papà! Dizionario delle scienze naturali! Grazie, Peppino! Ma sai che io non mi chiedono la vero, ti giuro! Bello, ma guarda quante fotografie che ci sono! Di animali, scimmie, cimpanzé! E con chi riesci a fotografare mia moglie e me? Serina, puoi venire già a parlare che quando tu faccio scherza, mi rullo i tempi! Grazie, 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 grazie. Ma dimmi una cosa, dici che la cascata di cavallo? Sì, maestro. Mi hai chiesto di essere prudente. Prudente, me l'ha detto pure mio padre. Sì, ma io non sono però come il nuovo ispettore forestale. Che non carrava ora. Capare in bobo, pare. Ah, maestro, dimenticavo di farle le scuse da parte di mio padre, perché è dovuto andare dall'avvocato Cavallo per quella causa con mio zio. Non preoccupare. Per la proprietà di Rocchicella e per un verbale di contravvenzione. Ti segni? Già, del nuovo ispettore. Tre verbali in quattro mesi. Se vuole fare l'affari sosta, amico, se la prende quella povera gente e fa pavare 2 franchi l'anno per un secondello di linea. E chi si crede sto porticinetta? E che ci vuole fare l'ispettore ancora e Caruso non ha esperienza? È quella gran testa di mio zio che lo riceve in casa. Ma che mi dite, vero? Beato voi che non sapete pensare male. Sì signore. Sì signore! Dell'ostra signor zio che si ha rubato la casa paterna. Lo sa che cosa fa? Se lo porta a braccetto in giardino. Lo invita a pranzo. Ma è siccome sa suonare il pianoforte. Lo fa suonare con la signorina Lisa. E chi legge però? Basta di fare male a mio pazzo e a me. Maestro, il zio vuole dare sua figlia Lisa a sto donnine. Perché ha tra le mani tutti questi processi verbali. Ma che ci vuoi fare, figlia mia? L'ispettore ha cacciato tutti. Ma poi tu che dici? Che Lisa si convinca a sto matrimonio con Schisto? Lisa? Lisa me l'ha conosciuta. Era una brava Carusa. È brava. È finta. Ipocrita, porta appena un naso a suo padre e avvedarti di non fare d'accorgere a nulla. Non è vero. Si ricorda quando mi faceva a scuola? Ha stato sempre così. Ma però che dici? Ma se questa riga dice dopo. Ma poi, a chi è che tenderesta dello spettore? Lì sei padrone di fare quello che vuoi. L'uomo che mi interessa. Porta il nome di Ficicchia. E quando si tratta dell'onore della famiglia, ognuno di noi ha diritto di ammiscare Cicci. E dico che è una vergogna. Vedere una chiamata Ficicchia buttarsi tra le braccia di un imbecille per odio nostro, per spirito di vendetta. La credevo tutt'altro, la credevo. Papà! Papà! Sta finendo, visti che sta venendo un ognaco, un sindaco! Tua parte sta venendo. Buongiorno, signor sindaco! Avanti, avanti! Carissimo Don Vincenzo, tanti auguri! Grazie se mi siete ricordato che oggi faccio uno. Guardate che bello riano quando buttavo suo figlio. Lo so, glielo ho detto io di fare questa confessione, ma niente. Anzi, è un pensiero. Grazie. Peppino, a proposito, sai che venisse l'avvocato? Ritiene di avere la vittoria in tasca? E tutta così dice l'avvocato. Poi dice che per il processo verbale se ne parlerà. E intanto, hai un esempio in tuo municipio. La contadina non manca a mia che sono un sindaco. Se mangia manazzamento, che sono una mano, non può fare. A proposito, non mangia manazzamento. Saputo che cosa ha fatto mio fratello? Si accattava all'asta la proprietà di Terranova. Sì. L'hai sentito dire, si usa. Chi te che è in mezzo la metto spezzona da Rocchicella? E l'ha pagato 10 volte di più di quanto vale. Si mise d'accordo con Iano Scarruba. Fici chiamare fuori, con pretesto di dirmi una cosa importante, e nel no frattempo in ufficio l'offerta. E astutavo a cannila, facendo la cascata apposta, capito? Hai capito per bene? Truffa scandalosa! Truffa scandalosa! Ma faccio solo i testimoni. A proposito, c'era magari così, sono sul robot. Comunque, ho dato il vostro nome all'avvocato, ma così vi chiama per il tribunale per testimoniare. E testimoniamo? Don Nunzio, la proprietà deve essere mia, deve essere messa all'asta un'altra volta, no? Deve essere mia, costo ripagato 50 per la lì. Papà! Papà! Dai, mi hai finito che stabilendo Don Giovanni, con Donna Lisa! Mi
Ora come facciamo? Che fuori? Mi pare che sono respinto, non so. Scommetto che sta venendo mia cugina Lisa. Bravo. Sì, questo parte. Va bene, allora Monin, Peppino, arrivederci. Dopo per cortesia, se guarda con suo frate non può essere. Ma di che cosa vi preoccupate? Pasta canove rondata. Io peggio per guardare. La signorina in grantuletta, è vero? È vero, semplicissima ma bellissima come sempre. Già, perché ti ha riprovolato gli occhi alla gente, se capisci. Perché non vestiamo la moneta. Vieni qua, lì c'è una parte del giardino, la faccio con gente. Va bene, arrivederci. Arrivederci maestro. Don Peppino! Beh, ma che male! Ma non aveva ragione mezz'oggi, non pensi di cazzo morto. Che fare di questi morti io? Sono forte. Ma la cucina! Signor maestro? Lisa! Posso? Lisa! E te che non ci dà la moglie, Lisa! Buongiorno, signor maestro. Grazie, insomma. Grazie, bene, bene, grazie. Carissimo Don Vincenzo! Ecco qua! Grazie di essere venuto. Don Vincenzo, per la vostra festa di domani. Grazie. A proposito, dottore, ci dovete perdonare se mia figlia Lisa e io ci siamo permessi di portarvi un regalo. Mia figlia Lisa vi ha portato una bella coppola di casa ricamata con le sue mani. E era un ginetto. Eh sì, eccola qua. La coppola di Lisa! Grazie Lisa, ma che è proprio tutta ricamata qui, sì. Bravo, grazie. Ma sai che l'avevo il bisogno? Non l'avevo, ti giuro. Ma perché vi siete disturbati? Come perché ci siamo disturbati? Devo ascoltarselo, domani è la vostra festa, San Vincenzo! La coppola non so chi è. Che non avevo pensato, non avevo pensato solo a voi. Pensavo, pensavo magari a donarne. A menarne, se mi servirà la coppola, menarne con l'usare. E che capito, non ho figli. Donna! Posso dire? Ah, moglie! Se come ogni quadro che mi viene mi dice, don Giovannino, mi piacesse tanto avere un mascolino e una femminetta. Ma che dovrà così, c'è una moglie. Quanto stimo la sua salute! Siamo lì una vicchiaia, che mi mette a fare? Ah, un figlio e una figlia. Avevo una figlia femmina e una basta, un mascolino e una femmina. Ma che capisco? Non ho pensato! Due agnolini! Uno mascolo e una femmina! Oh, Giovanni! Oh! Sei ma chi sono belli! Ci grazie! Risuzze, ma chi sono belli! Grazie! Ma arrivò la coppola Lisa. Ah, bellissima, la faceste tu giorni. La coppola bella, è tutto re. Ma prendi la panna che ti faccia finire. Sì. Permesso. Faceste, signor Rossi. Ma facci una sorpresa, ti ho avuto un po' di giovane. Ma mi immaginava. No, gli studenti. Grazie. Gli studenti. Ah, che brava signora, che porta mugliere non ti chiedo. Grazie, grazie. La vostra figlia è un tesoro. Ah, beh, un tesoro sì, però gli avete la testa. E fa coppole. Quanto dice di noi e no. E vabbè, chi sei pizzi famiglia? Oh! Io Durinia! No, no, chi sei mia figlia? A proposito di sapere di famiglia, Don Vincenzo, la sapità non la date per fratello Pocosino. Che succede? Allora, mi mandavo a citare per una proprietà Terranova. Ah sì, l'hai sentito capire. Ah, sono tutto falso, non c'è niente di vero. Dice che io mi chiedevo dell'asta prima del tempo. Io dico magari che io ci faccio studiare. Prima del tempo ci faccio studiare la cannila. E arrestano lo scuro. Qui. Non ricordo. La canina la resta nostra. Ah, che capito, la canina è l'asta. Quando si studia la canina, finisce l'asta. E dice che ha trovato magari 10 testimoni in suo favore. A Vincenzo, prima chiesi, erano testimoni in mio favore. Come partire? D'altra parte, gente che a questi tempi che ha già partito, Dio solo usava quando c'è. Intanto,
hai fatto citare o tribunale come testimonio. Aspetta, ma già come faccio ora sul mio soggiro? Ma che c'è già sul mio soggiro che è morto? Ma mi diceva sempre facciti di cazzo vostri. A vedere che buona come frate Don Vincenzo, fino alla Cassazione, per noi. Che cosa segreto, mio frate? Se ne approfitta di chi è sindaco. Don Giovanni? Che c'è? Don Giovanni? Oh, vieni pure. Che c'è l'uscente, vuoi parlare con voscente? Ha capito, ha visto, già non mettete un po' per frate. Ah, dice che stai a venire. A proposito, dice pure all'ispettore forestale che mi aspetta a casa che c'è a parlare. Forza, Mirko, Don Vincenzo. Per noi, domani. Domani siete a casa mia a fare penitenza. Come penitenza a vostra casa? Mi la faccio ogni mattina, sono a non l'ho una missa. Ah, che capito, domani non è la vostra festa, e allora domani siete invitato a pranzo a casa mia. Grazie, ma non so, facciamo, non lo so, la settimana che andate, lo sapete chi? È stato tutto lo stomaco sballato, io voto. No, la sera mi hai pigliato le nicchie pastine e poi non più. Facciamo la settimana, ci vorrei voi farlo? No, non mi facciamo una volta. No, è un pranzo leggero. Pasta che esami, salsiccia arrostuta, picchio sto qua a sinistra, un bel peperone ripieno, camurica, baccalà fritto, ricotta e poi due spingioni fritti, carrocotta. Devo portare qualche cosa? No, no, basta così. Solo un bicarbonato. A saluto, non ti interessa. Grazie. Che bello sto libro. Posso? Prego. Bello regalo. Dizionario delle scienze naturali. Non regalavo con suo cugino Peppino. Ah. Ma chi è? Tanto odio c'è fra Waugio e lui, ma è possibile. E tu non mi odia? Sentite, non parliamo di queste cose che è meglio. No, 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 ne ho visto a parlare. Sai come fosse contento se qualche giorno avesse ingesso la mano tutto lui? Sì, impossibile. E perché? Ci dico che è impossibile. Ma perché? 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 Io sono figlia di Don Giovanni Ficicchia e io figlia di Don Giacomo Ficicchia, ecco perché. Dì, allora, venita, vado a dire una cosa. Scusate, prego. Prego, com'è possibile tu frate che si odiano tanto? Perché a uno ci ha toccato chi assai e a chi non fa usino ci ha toccato chi picca. Ora tu che fai usino? Non sai come si fottò il prossimo.
figlia mia. Grazie, no, papà. Però ancora così sei vestuta, figlia mia, non sai come chiamiamo ospiti. È pronta, signor papà. Pronta, sì, però ti potevo mettere una musichetta, chissà c'è chi da di sida, oppure chi da di lana, che ti stava meglio. Ma non maestro è di casa, sua moglie e sua figlia non ci fanno caso, non sono persone di soggezione, papà. Vabbè, però sai che oggi abbiamo l'ispettore forestale. Ma carino, ecco lo sappiamo. Sapeva figlia, lo sapessi che quando ci sono invidia a casa nostra l'ispettore forestale non può mancare mai. Vabbè, si vuoi papà. Giovanni, chi c'è? C'è Don Zulu con sua moglie. Fallo ciazzere. Io mi voglio mettere l'autore. No, aspetta figlia bene, tanto l'ispettore forestale è un uomo de naso e capisci che la dote non si guadagna con una sola veste. C'è per questo? Sì. Don Giovanni, carino! Oh. Come sta? Bene, permesso? Carissimo Don Vincenzo! Che cosa ha portato? Un pensierino. Oh, grazie. Un bel capolato. Ma chi ha questa carusa che mi può occupare di tanto male? Niente, forse di poco momento. A proposito, e forse figlia Sarita? E non potevo bene perché aveva ospite a casa. Ospiti? Io e Dorina che ci buttavo. Mio marito scherza sempre. Giovanni? Chi c'è? Vieni qua. C'è l'ispettore forestale Eugenio Cristo. Oh, l'ispettore forestale. Scusate, fallo giazzere. Ma c'è su, ha un suo ospite? Sì, sì. Non sa che si chiama. Oh, carissimo ispettore. Oh, carissimo. Come sta? Bene. Non sono in ritardo. No. Sempre in tempo. Ma lei è un uomo fortunato, perché oggi abbiamo degli ospiti di riguardo. Ci presento prima la signora qua, Don Anna. Oh, Don Anna, piacere. Piacere mio, grazie. Ah, Don Giovanni, sì. Ho portato dei fiori per la signorina Lisa. Faccia. Signorina? Grazie. E poi ci presento qua il maestro di musica, il segretario comunale, e per finire il grandissimo maestro di musica Don Vincenzo Trombetta. Ah, è lui Don Vincenzo. Ah, piacere e complimenti. L'ho sentita cantare. Sì, e suonare alla chiesa Masca. Suonava l'organo così bene che mi sembrava di essere a teatro. Difatti chiesi, ma chi canta così bene? E mi risposero Don Zulu, il maestro di scuola, che è anche organista. Sì. Ah sì, è bravissimo! Come suona l'organo, mio marito, non suona niente. Signor ispettore, sì. Mia figlia è stata anche una sua allieva. Sì. Ah, bene. Ah, qua allora Don Zulu dovrebbe farci la norma. No, mia moglie è brava di loro. Ma sua moglie canta? No, io non canto. No, come fai? Basta la norma. La norma. Ma no, Don Zulu, la norma di Vincenzo Bellini. Zulu, Vincenzo Bellini, la sonnambula, i pirati. I pirati camerunano. Allora, Don Zulu, la traviata? Mia figlia è una traviata. Una grande traviata. Canta. Bene. E se andassimo a mangiare? No, dico, se andassimo a fare due passi in giardino, fa bene all'appetito. Sì. Se la signorina mi concede l'onore di accettare il mio braccio. Con permesso. Prego. Con permesso. Ah, Lisa, se passa la cucina. Don Anna. Don Giovanni. Don Vincenzo, ti dovrei dare una preghiera. Prego, parlassi, Don Giovanni. Se non vi disturba, però. Grazie, volpa. Non accomodarsi. Grazie. Accomodarsi. Mi faccio trovare la mandellina, così stai un po'. Grazie. A casa sua. Grazie, Don Giovanni. Caro Don Vincenzo. Cara Don Anna, hai a ucca come un ufiele, come frate Jacopo Sino. Mi sta mettendo con le spalle al muro. E che va dicendo che io l'hai spugliato,
che io l'ho truffato come se fosse un ladro di strada. Ma finisce tinta come frate, finisce tinta! Ah, ma Don Giovanni, ma siete due frati! Ma chi è due frati? Come due frati? A chi mi pare che pensa a me solo? Don Vincenzo, penso magari a mia figlia, siamo tra la vita e la morte. E se morissi io, sarò subito tutto questo. Arreducisse alla lamosa nel nome frate Jacopo a mia figlia. Non ci credete, vero? Ah, si vede che la conoscete, lo conoscete poco, li conoscete male. A base di figlio, perché c'è magari il figlio? Peppino, una voce cosa precisa. E se morissi io, credetemi, a mia figlia facesse morrere di dispiacere. Ma vuole pigliare il cappello, ma non è vero. Ma mi dico, ma chi sta dicendo? Fa spavento sulla sentilla. Come no? Se io non pensassi all'avvenire di mia figlia, fosse ritenuto un pace senza cuore. Ecco, per questo motivo allora io penso e credo che mia figlia abbia bisogno di un protettore. Uno che ci tutelasse la salute, va bene, e uno che ci salvaguardasse tutti i beni, va bene, e io credo di averlo trovato, mi pare giusto trovare. Poi un figlio non da baccare, vado da baccare. Ho trovato un protettore. E qui è Don Giovanni. Qui è l'ispettore forestale Eugenio Crispo. Oh, un picciotto proprio raro, rispettoso, onesto, educato, di buona famiglia. E poi c'è un impiego che non ce lo può trovare nulla. E sono convinto che se mio frate e suo figlio Peppino volessero fare i mafiosi, e li pigliasse per il colletto e li riporterebbe all'ordine. E questo motivo va a domandare la mano di mia figlia Lisa. Sì, ha domandato la mano e io ci ho dato la mia parola. Ecco allora qual è la mia parola, cara Donanna, e carissimo Don Vincenzo, siccome io mi conosco buono, sogno troppo vivace, insomma sono un poco nervoso, un sangue mi arriva da testa, e se macchiano un sangue da testa, sogno capace che puoi pensare a testa dell'occhio, e non sa che è capace! Così c'è la pressione, mi dovreste fare il piacere di parlare a cena voi. Mia moglie è brava. No, mia moglie è bravissima. Ci ne parliamo un serio. Vabbè, già fin per me. No, io non risiamo a uccio che ci ne parliamo un serio. Sì. Don Giovanni, ci ne parliamo, va sì. Bene? Sì. Basta che ci parliamo. Va bene, basta che si sta a casa. No, noi la ringraziamo, anzi, questa fiducia che ne sta a casa. Grazie. Però oggi voleva dire che mi passi, va, chissà, cioè, non è che sono sicura. Da prima, no? Dava in giro, girava giù. Mi pare che non aveva tanta simpatia Lisa per sto Caruso, vai. Mia moglie era venuta, magari io me ne ho detto tanta simpatia, perché mia moglie era venuta anche questo qua sempre. No. Mi pare che non si compavola però. Non ci lave. Va bene, ci proviamo a parlare e vediamo che succede. La gente vuol sia a capire come ci muove, è una cosa importante. Sì. No? Che hai a fare? Hai a parlare solo io? Che so se parli magari tu? Dicillo come ci muove, è una cosa importante. Ma su, si ti fanno l'uomo ogni tanto. Avrei ragione mia moglie, il matrimonio è una cosa importante, il matrimonio è una catena che non si può spezzare. Sapi sta la catena? Io voglio dire. Io si chiama catena, io ti innamora. La catena è una cosa che non... Il matrimonio è una catena. E poi c'è un cuore. Poi c'è un cuore. Il cuore che vuole la sua parte. Il cuore vuole la parte perché ci vogliono i sentimenti, il cuore. Certo. Va bene. Benissimo. Forza al cuore. E la catena, e ci sono pure gli interessi, e c'è pure la convenienza. E credo che quando lì avrà conosciuto il dottor, ci ho convinto che sarà poi.
e mi ringrazierà. Anzi, ci dici che la sua roba è metà della mia dote. Anzi, ci dici che la dote di mia figlia è metà della mia roba. La roba di mia figlia è metà della mia. Dicidici che la mia roba è metà della sua famiglia. Dicidici che la dote di mia figlia è metà della sua roba. Avete capito? No, è meglio che lei capisca proprio. Non è che solo ce l'ha a dire, ma non l'hai caputo. Ce l'ha a dire, non ce l'ha a dire, lì sa? Certo! Tutte queste cose! Tutto! E tu sei morto! E che altro caso la marina con una mia figlia? Sì! Scrivendo, che possiamo dire? Eccolo qua! La carta! La parola c'è. Che dici,
più. Va bene, va bene. Ma noi oggi perché ci dissimo che ci parlava? Ah, ok. No, annullato! Ah. Però mi dicesti a mattina tutte queste cose ci dici meglio che. Ma chi c'ha un mattino di no? Io perché? Tu ascoltasti chi diceva buon'anima di mio padre? Io non lo ascolto mai, tu ascolti tu. E che diceva sempre? Fai chi di cazzo vuoi. Papà mi disse che mi volevi parlare. Sì, sì, sì. Di una cosa importante assai. Si tratta di una cosa importante. Di quali cose? Si tratta di matrimonio. Matrimonio? Matrimonio. Matrimonio di mia? Io l'amo. Sì, e l'ispettore... L'ispettore Crispo ha chiesto la mano a tua padre. Sì, la mano. Se tu prendiamo la mano a tua parte ci ha dato la parola. Chiamano prima la parola. Vai, 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 ciao mattini di no, ciao mattini di no, non ci porto, oggi non c'è già niente. Ora ti faccio una preghiera se non ti dispiace. Ma scrivere? La mia preghiera è di tutti i miei pacci, che non mi voglio marità. Buccioli. E a tutti i dici, ma mi rivolgo per tanto, non convento. No, commento? Non convento. Non è stata allegra e felice. Senza sentire parlare di odio. Io mi voglio fare monaca. Sì, signori. Voglio essere sposa di Dio. Sposa di Dio. Vuole essere sposa di Dio, sposa monaca. Di Dio. Ma gioia mia, ma chi può abbandonare un mondo? Ma tu sei così giovane, ricca, voluta bene. Oh, vai, Elisa, ma stai scherzando? No, 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 cioè, ho pensato tanto. Sono risoluta, risolutissima. Io mi voglio consacrare a Dio per pregarlo continuamente per tutti i che si odiano. Ma esci, io mi scongelo, dice, dice lui a papà che sono risoluta, risolutissima. Cioè, dicessi io stessa se non fosse che è così violento. Lisa, gioia, ma tu la capire magari, tua pace, magari sono ragione, no? Io che sogno mage, magari capisco, se venisse qualcuno di mia e mi dicesse, so figlia se vuole fare monaca. Magari ti. E mia, fossi una comunità tanto corgio. Avanti, Lisa, che andasse sto mondo a tutti c'è rimedio, tranne la morte. Io non ne posso più. Va bene, guarda, facciamo una cosa, ci diciamo che l'ispettore Crispo non ci fa tanta signoria. No. Tanto mai sta andato come magari a niente. Mi stanno a guardare tutti. E ci diciamo che di matrimonio non se ne può parlare, va bene? Però che ti fai monaca, no! Non ci pute morire, Lisa. Chi è troppo per povero pace? Oh. Va bene, va bene. Allora ci dico io stessa che ciò che succede, succede. E soffrivo tanto la santa buzza di mia madre. Capite, insomma, ti spicci monaca, eh? Pazzo pomarito! Avanti, non piangere, Gioia! Non piangere! Guarda, basta, mi piglio tutte le responsabilità io. Se io per forza insiste che ti vuole fare maritare a Cristo, ci dico che tu amminazzi. Cioè, che devo fare monaca. Però ci diciamo che ti fanno scaldare, tanto io poi ti capisci, e avanti. E poi sistemiamo tutto cose, facciamo una bella festa. No, 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 io non mi voglio maritare, mi voglio fare monaca. Basta, io mi sentirei, guarda. No, no, vieni. C'è un quadro, come ci volevo dire a domani, dice, mi faccio muore. Capisci che domani dice, sì, subito, va bene, se vuole fare muore, come vuole. Ma una volta, una vuole un mento oltre, mia figlia, muore. E ci sono tanti ordini che ci va a dire a domani. E quello ordine di noi, i bridentini, e ci sono le orsoline, ci sono le clarisse, le carmelitane scarse. Sì! Le carmelitane scarse.
Vieni a capire, magari nemmeno un scalzo. Come vuoi fare? Guarda, Lisa, gioia! Vieni che poi si sistemano tutte cose, ma c'è uno che ti piace, facciamo una bella festa, eh? Avanti, io a ballo! E io già sono! Basta, basta! Mi voglio fare voglio! Lisa, gioia! Suor Lisa! Niente, suor Lisa, davvero! Ora, con giurisce, che appena uno giurisce si infoga subito! Ciao Mattini, di no! No, no, a Cuppè la Toppa, ascoltasti che diceva buona lima di mia padre! Proprio secondo me, poi che ogni volta che vai al cimitero l'avessi scritto sopra la tomba, ma che ti mi cazzo vuole? Dai, dai! Don Giovanni, ma sia la capire, da Caruso è chiata così, all'improvviso, è naturale, no? No, parlate chiaro, non c'è te. E diciamo che l'ispettore Crispo. L'ispettore Crispo non è un garba. No, non un garba. Non ci garba. Ma consente, sì o no? Io dici, l'ispettore Crispo, se vuole venire qua a pigliarsi un caffè qualche mattina, noi ce lo accogliamo, cose, può venire magari a mangiare, ma ognuno pizzo a casa. Ma io che io mi sono botto, non ci siamo fatto la catina di questo matrimonio, con il cuore, tutte le cose, Crispo. No, dici capace che io poi resto infelice per tutta la vita. Bravo, e perciò ainda non ci convabbra no, questo matrimonio. Forse ci parla un cuore. Ci parla soprattutto un cuore ci parla. Certo, ma ci avete detto tutto. Certo, parola più parola, Don Giovanni. Parola più parola. Insomma, Licurti. Ah, Licurti. Sua figlia ammenazza. Ammenazza. Perché se possia per forza vuole fare maritare questo Crispo. E Ida si fa monaca! Si vuole fare monaca! Monaca! Si vuole, capite? Si vuole diventare sposa di Dio! Bravo. Monaca, bravo. Sposa di Dio! A così esce con me! A divento lo soggiorno lo signore! Ma che state lì? Ah, ma da giù! Ma è che suona la monaca! Chiamateci sopra! No, a lei! Possia stare calmo! Chiamate, da giù! Possia stare calmo! Si vuole fare monaca! Si vuole fare calmo! Thank you.
Buggiate e spacciate. Il tuo dio è Peppino, figlio di una fratellana. Ama te ne so. Eccolo! Guarda di nuovo. Hai visto che hai vinto per tanto tempo. Chi voleva avere non fosse arrivata la tua spacciataccia. Come New York, quando ti disse che Peppino mi ha cascato tuo cavallo. Tu te ne scappaste, ti chiudeste da casa e cascaste in terra, morta svaluta, per voi! Per voi, perché non c'è che te ne torni dalla memoria? Per voi! Se vuoi fare monaca, se vuoi fare monaca, per amore del bruciato là! Amore del bruciato inginocchiati davanti a tuo padre! Inginocchiati davanti a tuo padre! E ascoltami la sentenza. E inginocchiati! O vuoi o non vuoi a fare chi più che tu manco io che ti sposare a chi più che te dico io a qualunque costo. Devi, capisci? Sì. No. 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 Una visita specialistica a donna Lisa. Ma che motivo ce l'hai chiesto? Un motivo c'è.
signorina che marito, lo scemo nido dell'ispettore che consuma povera gente facendo verbali magari che toccano una foglia secca. È impossibile che la signorina si sappia che è io, più marito. Però non è tassi, voce, che non ho sempre di Don Giovanni. Non mi scanto, ci riuscissi magari una faccia. Ah, dagli assi questa virendo, dagli assi dopo c'è, cioè Don Zulu, con sua moglie e sua figlia, e ti staranno venendo a fare la visita a Donna Lisa. Vedi, questo sei che è un gran galantuomo, eppure il germano di Don Giovanni ci ha dato l'ignate, magari a io, ce l'hai sotto pugna. Ci ha dato l'ignate a io? Ma che ti contanno? È normale, non ha rispetto per nulla. Ah, donna Leppa, non ci credo chi tu che mi state dicendo. Noi è impossibile. Comunque io adesso mi inneghiro a casa, caccia un medico solo e vediamo se avete bisogno di mio. La saluto. Non ci crede, non ci crede. Oh, signor maestro. Buongiorno, signor maestro. Buongiorno, signora. Signor maestro, è vero che Don Giovanni Ficicchia prese tu pugna? Tu pugna? Sì, tu pugna. Ma tu non mi avevi detto che avevi scendicato le scale? Io però non vale preoccupare. Io mi mise in un momento per difendere all'Isa, è successo un inferno, mi mise prima a pugno da faccia e poi pugno da mondo. E io cercavo di cambarlo, ho cercato di giovarlo, di cambarlo, e poi mi dice che non è minima, però la giacca mi mise tante pugnare di spalle, ma fotte. E vi dono gli spalle? No, mi fici i massaggi. E poi che ti fici? E poi mi dice, io cercavo ancora di cambarlo, ma un mi vini, ero le spalle, mi potevo di coppo. E prese la pera da già. Bravo! La panza? Più sotto. Già! Oh signore! Mangi mia! Ma chi sta la tragedia? E ora? Ora come facevo? Ma che volevo fare la nostra età? Ormai in zona morte. Papà! Ma che vuol dire zona morte? Non so cose che ti riguardano. Ma poi mi chiede. Ma che ti manco un rendi? Un rendi d'oro. Vedi, ma per avere il tuo busto, un pugno al busto, mi sono da un rendi. E un nesto rendi? Ma quando poi c'è un giuai, Ah, un giuai stiamo, forse se vado. E dove ti dà un euro? Un rendi d'oro? No, a Nicolizia. Da matrimonio della signorina Lisa Ficicchia con il signorino. Ma già tu hai esposto, io non ci ho voluto dire niente, è una cosa terribile. Una cosa infame. Infame. Frate che per recuperarmi arriva fino al punto di venire a sua figlia all'ispettore forestale, che è come sarabile per la gola della dote, promette processi verbali, superchiarie. Certo, se c'è culo a sa fare. La tassa del Zulu non mi importa niente mai frate, di sua figlia, dell'ispettore forestale. Se non mi fosse cascata una pesa da varia. Che succede? Che fu, Don Zulu, ti confido un po' con voi che siete una persona per bene e un amico fidato. Ma che succede? Che
c'erano le scene pazzici. Chi fu? È figlio Peppino. È innamorato di Lisa. Ma che mi stai dicendo? La verità, non solo. Ma che verità, mi stai sbagliando? Ma se la vuol una ragazza, proprio si odia a morte, chi non so, un libro, chi si era... Ma quando mai, non è vero, non è vero, magari è con me che lui è, io mi sparranno tante volte. E io a della guerra contento di sentirlo parlare così, invece niente, tutto falso, falsità, falsità. Pure qui, è pazzo per Lisa. Morisse tu stesso, morisse. Peppino. Peppino, Peppino, Ido, Ido. Dio, c'era un essere pazzo. Vedete che ho un fatto che ogni primo domenica ci fa sorridere una messa al suffragio di mia moglie, così ci siamo sempre tutti noi a sentirla. E per caso ci disse, cos'è Peppino? Si stanno facendo le pubblicazioni da un matrimonio della cucina Lisa con l'ispettore forestale. E mi sento rispondere fritto fritto, questo non è un matrimonio che si migliori. Ah così? Ah così. E io che ci spiedi, perché? Scusa, quale motivo? Perché? Perché lo impedisco io, a costo di portare Lisa un pezzo sopra la montagna. Sopra la montagna, che male da una scarsa, voi ti muoio. E io che lo trovavo a non capire, a dire, ma scusa, ma perché? Per quale motivo? Perché? Perché la voglio bene e deve essere mia. Capito? Ah così? Ah così, ah così. Ci giuro Don Zulu che se mi avesse cascato un fulmine mi avesse fatto meno impressione. E ci credo. È giusta mia, ma capitano, giusta mia. Mi ha spugnato la casa paterna, mi ha rubato. E lo tende a me pace, povero vecchio, mezzo stupido. E ora mio figlio è innamorato della figlia del tuo crallaggio. Signor Sindaco, vuoi dire che lì se ne brava per lui, sei? E come ho detto con c'è, ma è figlia di chi? E basta. Sì, ma io. Io ho parlato con mio figlio, guarda tutto ogni tempo fino a stasera, se insisti, fa conto che questa non è più casa tua, non solo, oh, se persuadi, oh, io non ho più un figlio, dici da me lo vuoi, e tu lo vuoi, un momento. Aspetta, se potessi organizzare, Peppino, signor maestro. Dunque, ho riflettuto e deciso, papà. Non può essere. Allora te ne vai? No. Resto. In casa mia? Sbagli. Vuole che papà è il padrone di casa. Vuole che me ne vado. E me ne vado, papà. Ma dove vado? Dove vado? A Lucanna? Sarà uno scandalo, papà! Pazienza! Ma facete accelo capire voi! Questo matrimonio è impossibile! Ah, io dunque me ne avessi a chiedere a casa di Chiddo, a te... Non si tratta di questo! L'ho trovato bastonato. Si tratta che io voglio bene a Lisa, e Lisa vuole bene a me! Ossia, un zio Don Giovanni, facilizzò come pare piace! Costringere Lisa a sposare un altro, questo no. Parola d'un piccino. Finisce a sparare, papà, finisce! Calma, per Dio, dai. Ecco, ti ho detto altro, papà. Adesso ditemi se devo abbandonare questa casa. No. Questa è una gran soddisfazione per il tuo signore. Va bene. Resta. Ma come se non ne conoscessimo. Come vuoi sia. Ha visto? Ha visto, Don Zulu. Prima ne aveva uno, nemico, un'altra casa in faccia, ora... Ora n'hai un altro in same casa! E non so come Dio mi fa campare. Buonasera, Don Zulu.
fino finché ho potuto. Ma adesso è inutile. Me ne cazzo. Dimmi una cosa. Ma chi è vero che tu con Lisa? Con Lisa? Sì, maestro. Sì, ma da sempre. Mi hanno forzato a odiarla, perché mi dicevano che suo padre mi ha levato mezzo patrimonio. Anche quando per vincere la passione, io gli va sparrando un con tutti. E come mi arrabbiavo se la gente mi credeva. Voi invece, maestro, voi la difendevate e io vi ringraziavo dentro di me. Dico, perciò è vero che sta... ma tu amo bene? Sì, ma chi può dire appunto? Ma dire sì o no? Sì, sì. Ah, sì. E Ida ti vuole bene? Tu dici Ida? No, il mio cuore. Ida il tuo cuore, ma tu il tuo cuore. Ma Ida, mi disse a mia, morisse, ti giuro. Non si vuole perdere, si vuole fare monaca, carmelitana scalza. Lo so, maestro, lo so. Ma se credono che io mi spaventi dell'ispettore, dello zio Giovanni, si sbagliano. Lisa deve essere mia. Mio zio non vuole. E non abbiamo bisogno del suo consenso. E tuo padre? Mio padre e mio zio ormai sono vecchi e non pensano altro al male che devono farsi. Che cosa pretendono quei due, eh? Capissano a fare come Ibri, a rode di lucori e a campare di bile come Ibri. Le sembra giusto questo, maestro? Guarda, Peppino, tu con Lisa io sogno felice, sogno contento, ti giuro. Ma tu hai di essere prudente, hai di essere calmo, capace che tu suo nervosismo cai, peggiora le cose. Invece ora con calma e tranquillità, io sogno veramente contento. Guarda, tanto contento che me ne chiedo con i cibi, guarda. Ora, perché... Scusate! Signor ispettore, una parolella. A me. A voi. Forse non mi conoscete? Sì, vi conosco. Siete Don Peppino Ficicchia. Precisamente. Dicono che vi volete sposare mia cugina Lisa. È vero? È vero. Scusate. Ma con quale diritto voi mi fate questa domanda? Con il diritto del nome che porto, Ficicchia. E perciò vi dico che questo matrimonio è impossibile. Caspita! E per quale ragione? Per la bella ragione che Lisa non vi ama. E se siete un galantuomo... E perché? Ama forse qualcun altro? Se fosse così, Lisa non deve rendere conto a voi delle sue azioni. Se c'è qualcuno che crede di potersela comprare... Basta, signore! Sono a vostra disposizione. Disposizione? Disposizione! Con voi uno si serve con le sue mani e vi fa troppo onore. Disposizione! Vuole fare a duello, signor maestro? Signor Crispo, vi ho avvisato. E non se ne deve parlare più. Questa è un'aggressione. Un ammonimento. Semmai... Vi darò la risposta. L'aspetto. Signor maestro. Arrivederci, signor maestro. Signor Crispo, scusi, permetto una parola. Prego. Mi scusi, vero? Io ho sentito delle parole pesanti e sono a vostra disposizione. E sì, che fa? Si vuole battere a duello. Ma chi fa? Uno è già pensato da appena fibra. Ce ne sono tante fibre. Lo so, Lisa è una bella ragazza, una brava ragazza, ma ci sono nove Lisa tante belle carose. A Carusi lei ha mia figlia. No, non ho avuto il piacere. No, una bella ragazza, sa, poi ha una bella dote. Sì, una bella, 8 anni messa da parte con suo marito, la casa paterna, e poi una bella proprietà. Ma possibile lei ha camminato capace, ma ha ghisato l'occhio nei casi e sembra affacciate le finestre. No, mai visto. Mai visto, sapete vero? Permette che ce la presento. Sì. Scusi, vero? Sarina! Sarina! Papà! Che è successo? Non muzzica, non muzzica. Sarina, ti presento l'ispettore Eugenio Crispo. Crispo, ispettore della foresta. Tanto mi ha dato piacere! Presto, ma
duello. Mi ha fatto sparare. Chi chiama stasera? Vicepresidente, l'ispettore Crispo. E l'ispettore della forestale. E buono, buono. L'ispettore forestale a Sarina. L'ispettore della forestale. Crispo, dico che mi sta accusando padre. Tra parentesi, tu hai. E girava l'ispettore della forestale, così si portavano da forestale. E la foresta. Che cosa? Lisa, come finì? Lisa, gioia mia, Lisa. E Ianca, come una morte. Che c'è? E avete due donne che non mangia. Io ci ho provato a farla vivere, a farla mangiare, niente, completamente. Suo padre non aveva mandato a chiamare il picchisso, per dire se la potevano persuadere per mangiare. Ma niente, completamente, niente. Non c'è verso. Ma c'era la mangiarita. Sì. Mi potevo andare a provare. Senti, è un dottore che dice? Un dottore ha più di un'ora che è lei. La tocca, smuove, ci fa domande, ma niente, Lisa non ha risposto. E suo padre, signor Giovanni? Oh, il tuo padre mi chiama i cent'anni, poveretto. Ha sentato una cucciona che adesso è furno, senza forze, senza volontà. Non pare più manco lì. Papà! C'è un medico! Come? Mi dispiace. Mi dispiace, signor Giovanni. Io ho fatto tutto ciò che è il mio possesso. Mi dispiace, non ho più altro che fare. Ma come c'è che fare, vedete, noi, caro signor Giovanni, non possiamo fare vivere le persone per forza. D'altronde avete sentito da voi. Lasciatemi stare, voglio morire. Vuole morire, avete capito? Vuole morire. Vuole morire. Sì. E per dire questo, una ragazza della sua età ci vuole un gran coraggio. E ci vogliono delle forti ragioni che noi non sappiamo. Vuole morire, dico, vuole morire. Avete sentito? Vuole morire. Comunque bene, un pittazzo perché non muore prima lo devo. Padre, ci faccia ragione a sapere. Dottore, scusi, però, che vuoi a 20 veri? Dottore, la situazione è grave. Lei sta venendo di Catania, sta a Mineo, la situazione mi disse, e gli stoccare sono due fratelli che si odiano a morte, penderesse, cose grave. Io perché c'è tutto quello che dà, e l'altro che fa un sinnovo, e l'altro frate fa un sinnovo. Proprio un sinnovo che non si interessa, ha visto come è comprato paese, non si interessa di niente, è bianco completo. A chi sono già toccato un chiassare e a chi sono figli. Poi una cosa, poi c'è un'altra gente, si vogliono magari i figli, ora la cosa viene a rivessa per esempio i mugliere sono tutti noi vedovi. Per davvero, e gente che non possono di polvere, si ammazzano gli stessi, li ammazzano gli altri, li mangiano. Mi dava a mangiare a mangiare a sua casa, perché io facevo un nome, io qua mi chiamo Vincenzo. Risultò poco, però caso tu pare mi chiamo non su, ti può dire una cosa? Io andavo a mangiare perché era la mia festa, cosa? Io ho sentito male con stomaco, con cinque mangiare, invece ho preparato pasta a parmigiana, la salsiccia, a cinque patate, agli spingiuri, quindi un pranzo loculiano. Loculiano, se ne mangiamo tutte queste cose, vamo a finire loculiano, nei loco. Invece non succede niente, non posso mangiare, non mangiamo niente, completamente che prima a casa di uno, ma mi va assicurato i capigliai, la mangiamo di te, mi va assicurato i capigliai, ma mi pugna, capirenza, quando mi sono da un renderoro, avevo un renderoro, io ho visto questo renderoro, danno a tanti tempo lo renderoro, c'erano tutti, e mi disse che capirenza, veniva uno, mi disse, ci potevo mettere dentro a così, per una bambina, che quando lo bussavo, per una bambina. Poi però ce l'aveva fatta mia figlia, pagano. Sì, lo so fare. Eventualmente lo può cementare. Lo si può cementare. Io non ci pensassi a tutto lui. Poi io mi mettevo una pedata qua, perciò una rugnia a casa, io avevo un'acidità senza mangiare, infatti mi pigliai il tuo cucchiaio per caporale, e ho ruttato tutta la notte, non mi ha
situazione. E una cena, i figli e non può dire chi sono moglie o comune che suo frate ma può ricevere per gente fagata, niente, completamente. Ha capito la situazione qua, è problematica. Va bene, tutto già spiego io. Allora, che avevamo due frati? Avevamo due frati. Se i frati si odiano a morte, fa male ritto interesse. Ma interesse. Se i frati hanno due figli. A femmina è ritto. Un mascolo e l'altro, lo sento come. Un mascolo e la figlia. Un mascolo e la figlia, se la specificare chi sei. Ma fa spiegare a mia. Ora quindi pretendissero che Stino Carussi si odiassero esattamente come si odiano i figli. E invece no, caro dottore, quindi si vogliono bene. Anzi, benissimo! E per Giorgia Caruso, piuttosto che maritare si chiude che riesce a farci, preferisce morire. Ha capito qual è la verità? Questa è la verità, la sacrosanta verità, la vera verità. Ho capito, adesso ho capito. E soprattutto ho capito che siete due brave persone. Sì, siamo. Perché mia figlia c'ha tanto a mangiare, siamo scesi. Siete tutte delle brave persone. Grazie. Avete inteso? La sua vita è nelle vostre mani. Pensateci, pensateci, signor Ficicchia. La salute di vostra figlia sta in voi. Bene, io qui non ho più altro che fare. Io mi accomiato. Ah? Dico mi accomiato. Non è che non so cognare. I miei ossequi. Buona giornata. Chi è sposato? Ho semplicemente. Complimenti. Grazie, un momento che ho mi raccomando, coraggio, signor Ficicchia, mi raccomando, coraggio, ma ricordatevi, la vita di vostra figlia è nelle vostre mani. Che maledato Crispo, poteva essere buono Crispo, come domani avevamo due nipotini, due presbiti. Tu ci sa stare scausa, capito? Che fare? Per me la scausa. Carinissimo prima che arrivano due pugna. Giovanni, guarda se sta poi nella casa, il compagno a casa, poi magari torno io solo, ci faccio compagnia, non sono solo qua, a settare sulla macchina, oppure a casa, non lo so, magari il compagno a casa e torno. Ogni volta che passo qui la paglia di cane, su!
suo piede si metterà alla porta e scialerà. Ma che mi importa? Basta che mia figlia campa. Coraggio. Senza robe, la nottata senza robe, senza mangiare, tutto questo documento che hai fatto. Tu ci vuoi il soldo. La nottata, questa camera che vedi buffa che c'è. Solo! Solo! Un mese! Solo! Sire, solo! Una bella notizia! Sì. Lisa! Sarò spicchio! Sì! E ora che sta meglio dice che ti vuole venire. E vuole, senza fare queste cose, che se vuole non lo sono, senza roba, senza mangiare. Io ci ho detto, perché è vero, io ti dici no, è tutto un sonno, non ci credo. Mi disse no, è sonno. E io ci ho detto, perché non è sonno. Anzi, ci disse magari che vieni poi vuoi chiamare a Peppino. E io niente, mi diceva sempre, non è vero, Lisa. Lisa! Monichisti! No, Lisa, cae! Lisa! Che ne sussiste? Stava detto ad aspettare a mia. Guardi, non ci fa anche stare a ditta. Ma che sono sì? Aiutami, mettevo una buccina. Posso stare a ditta io? Facevo la sita. A legge. Com'è? Buono. Ma che ti assettaste tu? Su. Io, sai assettare lì. Avanti, a legge, piano. Avanti. Forza, piano, piano!
mettiamo con un tuppetto. E fritta. E picchia la coperta. Come ti senti, Giorgio? Come ti senti? Documento. Vai in despatte. Vai baciare, va. Solo non la mettere in rimorchio, non la appendere il gioco. Il signor Don Giacomo Fisicchia da una parte, proprietario, e suo fratello Don Giovanni è stato convenuto quando segue. Il signor Giacomo Fisicchia acconsente al matrimonio dell'unico figlio Giuseppe con la signorina Luisa Fisicchia, figlia di San Giovanni, e si obbliga. Del signor Giovanni. E si obbliga a rimborsare al fratello Giacomo la somma di 128 lire. Quale risarcimento delle proprietà avute in più dal padre. Inoltre il signor Giovanni Fisicchia dà alla figlia come regalo di nozze la casa paterna. E voi, zio, andate via da casa vostra.
conferito al fratello Giacomo la proprietà di Terranova. Ci siamo? Ci siamo. Signor Giovanni, a fermare qua. A fermare. Don Giovanni! Non voglio! Lisa non firma, non voglio! Non voglio! Tu! E perché? Perché questo è un contratto di odio e ce n'è già stato tanto! Lisa deve buttare fuori di casa suo padre lo stesso giorno del suo matrimonio! Eh già, non immaginavo io. Va bene. Non la parliamo più. No, lasciatemi parlare. Va bene restituire l'eredità usurpata. Va bene che ti restituisce la proprietà di Terranova. Ma tutto il resto è odio. È odio tra due famiglie che portano lo stesso nome. Deve durare ancora. Non deve mai finire. Vai, papà! Ricordate cosa mi avete sempre detto? Se fosse stata viva la nonna, tutto questo non sarebbe successo. Lei non avrebbe strappato quel testamento scellerato. Quante volte me l'avete detto, papà? E perché adesso non ve ne ricordate più? Ricordatevi, papà, che il nostro apo era uno spaccaregna e a furia di lavoro e amore ha portato la famiglia Ficicchia nella posizione in cui si trova adesso. Voi che cosa avete fatto? Che cosa avete fatto, papà? Per tutti questi anni l'avete solamente esposto alla malvagità della gente. Basta, papà. Perché non vi ricordate che Lisa è figlia di vostro fratello? E che la nonna la voleva tanto bene? E che vi passava sempre insieme? Questo è un contratto. Non c'è più bisogno.
fratuzzo mio.